1 milione di fatturato. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio parlarti di guadagni di business online e di chi dice la verità. In questo video scoprirai se effettivamente ti dicono tutta la verità. Scoprirai guadagna di più chi fattura 500.000 euro, chi fattura 1 milione di euro o chi presume di fatturare 1 milione di euro. Io sono Giusy, fondatrice di Freepreneurs, la nuova generazione di imprenditori liberi, e voglio spiegarti tutta la verità su queste parole che si sentono tanto in giro. Avrai le risposte se guarderai questo video. Oggi nelle sponsorizzate Facebook, su Instagram e nei post si trova sempre qualcuno che millanta fatturati milionari e sempre maggiori. Ma sta guadagnando veramente di più? Partiamo dall'inizio. Che cos'è il fatturato? Perché se ci fai caso parlano sempre di fatturato, non usano altri termini nel 99% dei casi. Il fatturato è il ricavo dei prodotti o servizi che vende un'azienda. Facciamo un esempio. Io vendo agende e questa agenda la vendo a 10 euro e riesco a venderla a 100 persone. 100 persone per 10 euro vorrà dire che io avrò fatto un fatturato di 1000 euro. Se questa agenda invece costa 1000 euro e la vendo a 1000 persone, avrò fatto un fatturato di 1 milione di euro. Però, se hai fatto attenzione a quello che ho detto fino adesso, il fatturato è solo il ricavo, la vendita di questa agenda, ma non prende in considerazione in alcun modo tutti i costi correlati. Per esempio, i costi dei dipendenti, dei collaboratori, i costi per la carta, per la stampa o se è un prodotto digitale, i costi per l'area membri, per il sito web, tutti i costi correlati che ha un'azienda e oltretutto bisogna togliere anche le tasse. Adesso sto semplificando al massimo. Comunque, il fatturato è solo il ricavo di questa azienda senza togliere alcun costo. Ipoteticamente, due persone che fatturano 1 milione di euro entrambe potrebbero trovarsi in due situazioni completamente diverse. Una persona fatturare 1 milione di euro ed essere in perdita, e una persona fatturare 1 milione di euro e avere un utile, perché al fatturato poi bisogna togliere tutti i costi. Poi per un'azienda bisogna prendere anche in considerazione la gestione finanziaria, tante altre variabili. Questo video è per farti capire che nominare solamente il fatturato di un'azienda non vuol dire assolutamente nulla, perché due aziende con un fatturato identico o anche due aziende, un'azienda con un fatturato di 1 milione di euro e un'azienda con un fatturato di 100.000 euro, potrebbe succedere, verosimilmente, e succede, che quella da 1 milione di euro è poi in perdita, tolti tutti i costi correlati, invece l'azienda che ha un fatturato di 100.000 euro, 500.000 euro, avere un utile. Quindi vediamo se sei stato attento. Tra chi dice di fatturare 500.000 euro, 1 milione di euro o chi addirittura, questa è l'ultima che ho sentito, presume di fatturare, quindi nemmeno l'ha fatto, ma incomincia a dirlo così, spera che qualche persona compri il suo prodotto, presume di fatturare 1 milione di euro. Chi sta guadagnando? Chi ha un utile maggiore? A chi rimangono in tasca più soldi, per farla molto semplificata? Dipende da tantissime variabili. Quindi non vuol dire assolutamente niente far vedere un numero di fatturato. Spero ti abbia chiarito qualcosa in più questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like, lasciami un commento prima di andare via e fammi sapere se ti interessano altri argomenti del genere sul business, perché se vuoi creare il tuo business online, devi anche conoscere che cos'è il fatturato per capire come guadagnare. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!